Questa è una sintesi del servizio che è stato trasmesso ieri sera, per ovvie ragioni e per motivi di tempo l'abbiamo dovuto tagliare. Dalla prima piattaforma che è stata citata, siccome c'erano delle persone sopra, hanno deciso di andare sull'altra, poco distante, si chiama appunto Basil. E questi sono i dati, questi sono i numeri. Sindaco Seri, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto c'è poco da stare tranquilli c'è poco da stare allegri con dei dati e dei numeri come quelli che sono stati menzionati da questo documentario, tra l'altro interessantissimo. Vi do il nome Italian Offshore, curato da Marcello Brecciaroli, Emanuele Bonaccorsi e Salvatore Altiero. Allora, ci dicevo, c'è poco da stare allegri. Lei ha scritto subito una lettera al ministro per sapere se che cosa. Sì, mi sono ovviamente subito preoccupato quando ho visto lo scoop presentato a Piazza Pulita nella trasmissione della 7 di ieri. I dati che avete trasmesso anche voi sono allarmanti, sia per la questione della sicurezza e della tutela dell'ambiente, ma poi non dimentichiamo che siamo anche una città di mare, è turistica, quindi è un servizio del genere, certamente non ci aiuta. Quindi mi sono subito preoccupato, ho scritto subito al Ministero dell'Ambiente, che l'autorità titolare è competente dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale nazionali, per chiedere se loro erano a conoscenza di questi elementi, ma soprattutto se non lo sono, di fare tutte le verifiche e di riscontrare dall'organo di controllo e farci sapere. So che anche l'onorevole Lara Ricciatti ha già presentato subito un'interrogazione urgente perché, ripeto, sono elementi allarmanti che non ci fanno dormire tranquilli, quindi dobbiamo subito capire cosa è successo, se è successo, anche se però c'è un elemento che come città ci tranquillizza perché tutti i rilievi fatti durante l'estate da ARPAM sono fatte periodicamente per la verifica delle acque del nostro litorale, non hanno mai evidenziato inquinamenti di questo tipo. In ogni caso parliamo di piattaforme che sono a 30 km da qua, però detto questo mi sono subito preoccupato di No, anche perché verificare. adesso, sindaco, 30 km o 25, adesso poca è la differenza, Sì. ma insomma 54 milioni di litri soltanto da Esatto. una piattaforma, insomma non sono poche, è solo nel No, no, 2015. sono una cosa che non va bene, preoccupante e allarmante. Per questo mi sono precipitato ieri, come io non ho visto la trasmissione, ma ho visto i filmati, e oggi la prima cosa che ho fatto è proprio quella di intervenire con il Ministero dell'Ambiente, supportato anche dai nostri parlamentari. Anche perché non dimentichiamoci che comunque insomma, Fano è bandiera blu, così come gran parte delle località balneari che si affacciano sull'Adriatico, insomma, ecco. Va bene, allora restiamo in attesa della risposta, speriamo che Sarà non mia arrivi. cura anche dare subito comunicazione delle risultanze che avrò. Bene, anche perché, come si diceva nel documentario, si tratta di documenti inediti di cui sono venuti in possesso, i curatori.